Addominali scolpiti in 8 minuti. Ecco perché è una grande Se desideri trasformare il tuo corpo, allora sei nel posto giusto. Io sono Gianmarco Bollaro, personal trainer, ed insieme alla mia compagna Irene e al team di nutrizionisti lavoriamo per cambiare la vita e la salute delle persone grazie ai nostri programmi. Su questo canale trovi consigli, guide per migliorare la qualità e l'intensità dei tuoi allenamenti, ma anche ricette veloci, buone, nutrienti e facili da preparare, che ti aiuteranno a tornare in forma e a stare bene durante la giornata senza dover fare la fame e senza rinunciare alla tua vita sociale. Per cui iscriviti al canale, attiva la campanella per iniziare il tuo percorso di trasformazione. Se desideri invece avere un piano adatto veramente a te, che tenga conto del tuo passato, delle tue abitudini e dei tuoi obiettivi, allora clicca nel link in descrizione per scoprire tutti i dettagli. Torniamo al video. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di addominali. Vuoi avere la pancia piatta, l'addome scolpito? Stai facendo molti addominali ma non si vede ancora. Ecco, questo è l'errore principale di chi si approccia al mondo della palestra, con lo scopo appunto di togliere il grasso addominale. Gli addominali sono muscoli, non è la parte di grasso che li ricopre, quello è adipe. Muscoli e adipe sono due cose completamente separate, quindi allenando l'addome si va ad allenare il muscolo e non il grasso che ci sta sopra, che ovviamente non è possibile allenare. Quindi fare 1000 esercizi con lo scopo di togliere il grasso sulla pancia non ha assolutamente senso. Oggi, per farvi un esempio, passo in versione piccolo chimico. Quindi pensa per esempio a un bicchiere con acqua e olio, che ovviamente non possono mischiarsi. L'acqua è il muscolo addominale e l'olio è il grasso che lo ricopre. Se io vado ad aggiungere dell'acqua, ok, quindi a mettere del muscolo, l'olio, ovvero il grasso, non sparirà, resterà sempre lì a ricoprire l'acqua. Quindi il muscolo cresce, ma la panza resta dove era. Ora hai lo strumento necessario per testare i tuoi allenatori e chiedergli di mostrarti un esercizio per togliere la pancia ai fianchi. E se te lo fanno vedere, scappa. Run. Scherzo ovviamente, o magari no. Tornando a noi, allenare eccessivamente l'addome, infatti, specialmente per le donne, può portare anche a ispessirlo in modo eccessivo e far sembrare quindi il girovita più largo. Ricordiamoci che è un muscolo come un altro, quindi allenarlo tutti i giorni non ha senso. Se lo allenate un paio di volte a settimana con 2-3 esercizi è abbastanza. Gli esercizi che non consiglio sono quelli, per esempio, che allenano i muscoli obliqui dell'addome, perché sono appunto quelli che in particolare nelle donne portano ad allargare di più il girovita. Quindi esempio plank laterali, crunch laterali o ancora peggio, quella proprio è una razza che non riesco a sopportare, quelli che vi danno degli esercizi come questo, convinti che serva a togliere il grasso sui fianchi. Tra i migliori esercizi invece troviamo sicuramente crunch, crunch inverso, sit-up, plank, plank dinamico, crunch al cavo, che anche questi ovviamente vanno svolti con una certa logica. A volte vedo tantissimi che non sanno fare appunto neanche esercizi semplici come sono questi che ho appena citato, perché comunque anche gli addominali stessi, che sono magari il primo esercizio a cui ci si approccia tra virgolette quando si entra in una palestra, che è assurdo però è così, spesso e volentieri non vengono né insegnati correttamente e neanche svolti appunto correttamente. Quindi vediamo un attimo qual è l'esecuzione corretta di questi esercizi. Partiamo quindi dal crunch classico. Cosa importantissima quando si fanno esercizi per l'addome, ma in generale anche per tutti i muscoli, è l'allungamento e l'accorciamento. Se voi iniziate a fare cose tipo questo, non c'è né allungamento né accorciamento, perché il busto è totalmente dritto. Qui non c'è né allungamento e né accorciamento. Se invece quando fate l'addome pensate a spingere l'ombelico, in questo caso verso il pavimento, ok, e a portare invece il busto ad attorcigliarsi, diciamo, come se voleste andare sopra all'ombelico, in quel caso c'è accorciamento. L'allungamento avverrà nella fase ovviamente di discesa, quindi il movimento corretto sarebbe questo.
perché come vedete in questo caso c'è quindi un accorciamento, quindi vi arrotolate su di voi, ok? Vi arrotolate su voi stessi, e un allungamento dove vi srotolate e allungate completamente l'addome. In questo caso l'addome lo attivate correttamente. Se prendiamo invece in considerazione per esempio un altro esercizio, che anche questo è veramente molto 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 storpiato in tutte le palestre, è il crunch inverso, quindi quello che si svolge portando i piedi verso il soffitto. La maggior parte delle volte vedo fare questo. Allora, con questo non state allenando assolutamente niente se non lo psoas, che è un muscolo che sta internamente e che non c'entra assolutamente niente con l'addome. Quindi anche qua dobbiamo ricercare la stessa sensazione, quindi accorciamento e allungamento. Quindi in questo movimento come facciamo ad accorciare l'addome? Lo facciamo in questo modo qua. Quando andiamo con i piedi in alto, ok, il sedere va staccato da terra, quindi il vostro pensiero deve essere quello di spingere con i piedi verso il soffitto, quindi in questo modo. E quando si torna giù non è necessario andare a terra e fare questo movimento, questa fase qua è totalmente inutile. Arrivate più o meno a questa altezza qua e tornate su, perché questa è la fase dove il muscolo si accorcia, quindi quella dove voi vi arrotolate, questa volta all'inverso. Prima vi siete arrotolati con la testa verso l'ombelico, stavolta vi arrotolate col sedere verso l'ombelico, ok? Per avere quindi l'accorciamento. L'allungamento avverrà in questa fase qua, ovviamente, del movimento, quindi quando siete più o meno a questa altezza qua. Quindi qui allungate e così accorciate. Andare giù in basso non serve assolutamente a niente, se non appunto, come dicevo prima, a coinvolgere lo psoas, che adesso non mi metto a spiegare che cos'è e a cosa serve, però è un muscolo che sta internamente e non ci interessa appunto allenarlo. Ultimo esercizio che vi voglio far vedere è il plank. Di plank ci sono molte varianti, vediamo quella classica, ok? Quindi il plank in isometria. Logicamente poi il discorso di accorciamento e allungamento lo dovete ricercare in qualsiasi esercizio per l'addome state facendo. Quindi la cosa importante è che non vi ritrovate mai, diciamo, a fare movimenti con il busto totalmente rigido in questo modo, perché qui l'addome né si accorcia e né si allunga, ok? Quindi è importante avere sempre questa sensazione, o se la fate al contrario, la sensazione appunto dove portate il gluteo tra virgolette verso l'ombelico, oppure il busto a chiudersi verso l'ombelico, ok? E appunto poi la sensazione contraria, quindi di allungamento totale. Andando a vedere appunto il plank, quindi ci mettiamo in posizione sui gomiti. Anche qua che cos'è importante? Quindi l'accorciamento. In questo modo qua non ho il muscolo accorciato, ok? Questo è un movimento che ovviamente, lavorando in isometria, lavora soltanto con il muscolo in contrazione, perché qua non c'è allungamento, ok? Quindi il muscolo lavora se contratto. Se state così, il muscolo è veramente poco contratto, ok? Per contrarlo sarà necessario fare la retroversione del bacino, quindi questo. Quindi qui che cosa andiamo a fare? Esattamente il movimento sarebbe questo. Da posizione neutra, ok? Facciamo finta che sia un plank al contrario, in verticale. Da posizione neutra, che è questa, vado a spingere l'ombelico verso l'interno e portare il bacino avanti. Quindi in questo modo. Questa sarebbe la retroversione del bacino, che è la stessa identica cosa che dovreste fare negli esercizi tipo hip thrust. Quindi l'ombelico va in dentro e il bacino e il gluteo spingono avanti, ok? Quindi da così a così, da così a così. E in questo modo qua, ovviamente, nel caso del plank, andiamo a coinvolgere e a contrarre l'addome. Se restate in questo modo qua, non fate assolutamente niente. Così l'addome sentirete che è molto più contratto, infatti anch'io sto tremando, e ovviamente l'esercizio diventa più faticoso, ma diventa più faticoso perché state realmente andando a coinvolgere quel muscolo. Allenare solo l'addome di continuo quindi non servirà ovviamente a rendere la tua pancia più piatta. Quello che ti servirà sarà una dieta personalizzata e bilanciata, e attenzione, non drastica, ma una dieta che puoi sostenere per un lungo periodo senza sentirne il peso. E ovviamente abbinare un allenamento studiato su di te che ti possa far migliorare a 360 gradi.
quindi non allenando solo l'addome. La tua pancia non è piatta nonostante segui dieta e allenamento? Principalmente il problema è uno: il programma che hai non sta funzionando su di te. E attenzione, non sei quindi tu il problema. Non è il tuo metabolismo, la tua genetica, ma semplicemente non ci sono degli accorgimenti corretti nella tua scheda alimentare e di allenamento, tanto da farti migliorare come vorresti. Ti voglio dire solo un ultimo punto importante, ma aspetta solo un attimo perché ci rivediamo tra qualche secondo. Se vuoi tornare in forma e avere un corpo più tonico, agile e forte, se vuoi mangiare ciò che desideri senza fare diete da fame e vedere già fin da subito risultati eccezionali grazie ai nostri allenamenti personalizzati, allora clicca nel link in descrizione, compila il questionario e scopri come possiamo aiutarti. Eccoci qua. Smetti di farti abbindolare con video come addominali in 8 minuti, altro gruppo muscolare in 8 minuti. Ricordati che non hai bisogno di ricorrere a metodi miracolosi e super veloci per riuscire appunto a ottenere dei risultati. Se hai un piano sostenibile, riuscirai a portarlo avanti con facilità, quindi senza sentire il peso, la fatica di fare la dieta, di allenarti, perché diventerà una vera e propria abitudine. Detto questo, ti ringrazio per aver visto questo video e ti aspetto nel prossimo.